Il De Profundis per la Scandone è già partito da diverso tempo. Il club non sembra avere futuro e la stessa federazione è pronta a staccare subito la spina del club biancoverde. Oggi sono usciti i calendari con la Serie B che ha già un numero dispari, sono 63 le formazioni che parteciperanno al terzo campionato federale, ma il rischio è che si passi a 62 perché tutti sono convinti che Avellino possa saltare. Vedere il club biancoverde in queste condizioni è un peccato, ma bisogna pensare a ripartire in fretta. In tanti considerano il gesto del sindaco Festa una forzatura, insistendo con la Scandone, perché di fatto non soltanto si è provveduto sì a tutelare la storia di un club, ma dall'altra parte si è sbarrata la strada a possibili alternative, chiudendo le porte anche alla wild card. Questo è il pensiero dell'avvocato Gianni Montella, dirigente della Scandone, con cui il club è salito in massima serie e che parla anche del futuro della pallacanestro avellinese. Bisogna creare le condizioni così come tanti anni fa si sono create, bisogna dimenticare Scandone, bisogna superare i pregiudizi che anche ho trovato nelle persone a me vicine, vicine, vicine. Cioè, voglio dire, se si tratta di rifare pallacanestro ad Avellino, dobbiamo comprare il titolo di un'altra città. Non possiamo avere remore, cioè noi. O partiamo dalla Serie D e ci mettiamo 20 anni, semmai ce la dovessimo fare per raggiungere e eguagliare quello che si è fatto in passato, oppure se questa è una città che ha a cuore la pallacanestro, bisogna vedere se c'è un gruppo imprenditoriale, una serie di professionisti come si è fatto in passato, che riescono a fare un'operazione da poter rilevare un titolo, magari di A2, per poter iniziare